¿Y qué vas a ir a hacer? Salve amiche ed amici, a tutte e tutti voi un caloroso buon anno nuovo dal vostro Sant'Enchan. Spero che abbiate iniziato bene l'anno 2015, l'anno nuovo 2015, che abbiate lasciato un vecchio anno buono alle spalle, ma che questo anno sia migliore, perché altrimenti, io lo dico sempre, l'ho detto anche in altri video, se l'anno nuovo che viene, in questo caso il 2015, sarà peggio uguale a quello che abbiamo lasciato ieri sera, tanto varrebbe rimanere nel 2014. Per esempio, se mi chiedono che anno è, dico 2014, questo lo dirò a metà del 2015, se il 2015 sarà una schifezza o sarà uguale a quello precedente. Io voglio un miglior anno nuovo, quindi staremo a vedere se avrà valso la pena cambiare d'anno oppure se avremmo dovuto rimanere del 2014. Commentate in questo video oppure nella discussione del canale. Comunque vi faccio un breve saluto perché c'ho poco tempo da editare, adesso devo andare a cenare. Mi sono messo un po' elegante, come potrete vedere. E farò dei nuovi video, spero che hanno nuovo video nuovi. Certo, saranno sempre editati allo stesso modo finché YouTube non mi inizia a pagare, perché non ho risorse per farmi un nuovo computer, un nuovo cellulare. Il tablet che ho mi si è rotto. Dopo farò un tutorial su degli aggeggi sui gadget elettronici, però per il momento no, devo fare un tutorial, già ci penso da quando ho fondato il canale, dei tutorial. Vabbè, allora vi lascio con la promessa di fare in questo nuovo anno finalmente dei tutorial su materiale tecnologico high tech. E poi farò altri video, perché vedo che a voi vi piace come a me l'attualità, perché infatti io guardo le news nella televisione satellitare e anche in internet, quindi è inutile che vi parli tanto dei libri, che vedo che sono poco visti quei video sui libri, però quando io commento delle notizie vedo che tutto il mondo le vuole guardare. Comunque, se voi avete dei dubbi o delle passioni letterarie, vi prego, nella discussione del canale consigliatemi quale libro voi vorreste che io vi commenti, oppure nelle discussioni del canale Sant'Enchan che state guardando mettete quale notizia, quale news vi interessa di più, perché ce ne sono tante e io con un computer vecchio ci tardo molto tempo a editarlo dopo il video e a caricarlo in YouTube. Allora, se voi mi vorrete aiutare, che mi seguite, ve ne sarei molto grato. Ditemi cosa vi piacerebbe ascoltare, perché magari entra nella sfera dei miei interessi, di videogiochi, di libri, di letteratura. Io ho finito con il diplomarmi nell'istituto di ragionieristica, quindi sono un perito ragioniere. Qualcosa vi potrei dire in merito. Comunque, ecco, quale notizia di attualità vi interessa di più? Se c'è qualche cosa di cronaca anche nera che la televisione non ne parla tanto, io così magari cercherò di fare delle indagini, però offritemi del materiale. Io so che mi seguite, mi piacerebbe che perdiate 5 minuti di tempo suggerendomi nella discussione del canale quello che vi piacerebbe di più seguire. Poi in questi giorni sta per iniziare il rally. Io penso che anche il rally Dakar, perché adesso non si chiama più Paris Dakar, non lo giocano, non lo realizzano più in Africa, perché hanno paura del terrorismo, dell'ostilità di Al Qaeda, che qualche gruppo fondamentalista integralista rivendichi i suoi proclami ammazzando qualche motociclista. Quindi adesso i rally si fanno in Sud America, per quello si continuano a chiamare rally Paris Dakar, però qualcuno li chiama solo Dakar, perché in pratica neanche sono di Dakar più, c'hanno il nome Dakar, però sono invece latinoamericani. Si dovrebbero chiamare rally Mar del Plata o Buenos Aires, Alto Potosí, Perù, Cile, perché vanno a fine, fanno tutti 4-5 paesi nella regione.
sempre muoiono delle persone, e quindi anche l'anno scorso sono molti morti, molti sono morti soprattutto della regione, che dovrebbero conoscere le loro terre, poveracci, però sono morti argentini, peruviani, brasiliani, cileni. Quindi forse vi interessa, io ho visto che quando do delle notizie sull'esperanto o sulla filatelia, nessuno mi fila neanche di striscio. Quando do delle notizie del piroscafo incendiato o dell'ambulanza, già fra i due video ho fatto quasi 2000 visioni. Quindi, se voi necrofili, perdon, adoratori delle notizie picanti, volete ascoltare qualcosa del Rally Paris-Dakar, scrivete nella descrizione nella discussione del canale. Io vi inviterei tutte e tutti voi a piantare i vostri argomenti nella discussione del canale, perché io vorrei discutere con chi mi guarda, anche che soltanto ha visto un video mio. Quindi, che dire, queste sono delle anteprime di argomenti. Farò dei tutorial high tech, farò, forse parlerò qualcosa del Paris Dakar, del Rally Dakar, che non è più Paris Dakar, ma è Latino America, il Rally Dakar di Latino America. Poi, come se il Giro d'Italia si chiamasse ancora Italia, però giro in Cina. E poi, beh, spero che la politica mi dia delle speranze in Italia e che io debba cambiare le cose che ho detto. Purtroppo, invece, credo che dovrò peggiorare quello che ho detto fino adesso e che non trovo parole per farlo. Allora, comunque, bando alle ciance perché si fa tardi. Sono le 8:36. Buon anno nuovo, vi ringrazio di tutto. Grazie di seguirmi, abbiamo superato le 80.000 visioni del canale. Spero di avere 80.000 visioni a video, quindi vedeteli tutti i miei video e diffondeteli fra i vostri contatti ed amici, familiari, parenti, anche nemici. Beh, adesso non trovo altri argomenti a parlare. Bueno, vabbè, ci sarebbe da parlare delle Olimpiadi in Brasile, in Italia, tutto il magna magna, però già ne ho fatto dei video, non voglio essere ridondante. E quindi niente, un saluto a tutti quelli che mi hanno salutato, che mi hanno mandato dei messaggi e che adesso non mi ricordo neanche come si chiamano, però gli risponderò e li continuerò a rispondere dal mio canale di YouTube e da Google Plus. E poi mi raccomando, tutti quelli che mi seguono e che mi hanno mandato dei saluti e dei commentari, che discutano nel luogo dove si discussioni del canale, perché è bello vedere un canale animato, no? Ci sono tanti cartoni animati, ma un canale animato. Allora, grazie di seguirmi e di apprezzare i video così come li faccio, rusticamente, casariccamente, alla Carlona, dovendo veramente barcamenare tutti questi strumenti economici vecchi che ho perché non ho lavoro, quindi non posso investire in questo, e aspettando che, oltre a essere partner di YouTube, YouTube mi cominci a dare qualche centinaia di dollaro. Però, soprattutto se voi mi aiutate guardando tutti i miei video, che già avete fatto uno sforzo guardandone qualcuno, starò sempre qua a fare video senza editarli molto perché non ho editori di video, solo gli tolgo la risoluzione perché non siano troppo pesanti. Però ecco, se YouTube mi iniziasse a pagare qualcosa, io già andrei a studiarmi qualche corso per usare un buon editore di video, ci avrei un computer magari di 7 nuclei e una connessione internet di 100 megabit, però per il momento non mi posso permettere nulla di questo. Allora vi ringrazio per apprezzare, che non è poco, i video così come li faccio e per apprezzare così come parlo e condivido con tutti e tutti voi le cose che riesco a condividere. Grazie della vostra fiducia, buon anno nuovo, buon 2015 e ci risentiremo prima della Befana. Ciao. Grazie di essere il mio pubblico. Che vai a fare?
Salve, come va? Filmando. Salve. Salve! Salve a tutti!